Non posso lavorare. Sono diagnosticamente depresso. Isidoro, per gli amici Isi, ha 35 anni ed è stata una promessa dell'automobilismo competitivo, fino a quando non ha cominciato a prendere peso. Adesso vive con la madre e si imbottisce di antidepressivi. Un giorno suo fratello gli chiede un favore speciale. Un operaio ucraino è morto sul lavoro e la salma va riportata in Ucraina senza troppe formalità. Isi può così tornare a guidare un carro funebre. Il tema dell'on the road con un feretro da riportare in patria è stato declinato in vari modi al cinema. Andrea Magnani ha saputo trovare un modo originale per rileggerlo. Propone infatti un sottobosco imprenditoriale senza scrupoli rappresentato dal fratello che vuole occultare una morte bianca sfruttando l'ingenuità e la passione repressa per la guida di Isi. Ma non solo, in questo comico viaggio verso est con bara al seguito si può scorgere un'Europa a due velocità. Da un lato un'Italia ambivalente nei confronti dei migranti da respingere ma anche da sfruttare. E dall'altro, andando verso Oriente, paesi in cui la dimensione rurale ha ancora grande importanza. Isi li scopre con uno sguardo interrogativo, dapprima protetto da una barba invadente e poi con un volto messo a nudo, come progressivamente viene messa a nudo la realtà che lo circonda. Dal punto di vista della sceneggiatura, poi, il finale del film è uno dei più coraggiosi del recente cinema italiano. Onore al merito.